Salve Gentaglia, qua è Ben e siamo tornati in una nuova puntata di Momenti di Cringe con Ben. Allora, signori, cerchiamo di fare pochi cazzoni. Allora, voi dovete rendervi conto che io sto registrando questo episodio subito dopo aver registrato quello della volta scorsa, che era la recensione di It. Saranno passati per me tipo 3 minuti. Il tempo di salvare l'audio di Audacity e far ripartire la registrazione. Ma per voi è passata una settimana, per me sono passati 3 minuti. Io ho paura di quest'altro film. Ho paura di quest'altro film. Perché allora, il film di cui stiamo per parlare oggi, di cui stiamo per fare la reaction della recensione oggi, è The Love Guru, che è questo film canadese del 2008, che per mia fortuna non ricordo quasi un cazzo. Per mia fortuna, capirete perché. Perché allora, ragazzi, questo film di cui io possiedo il DVD, io possiedo il DVD di questa roba, vi leggo direttamente dalla pagina Wikipedia. E quindi io faccio così adesso. Love Guru. Allora, vi dico direttamente, vi leggo direttamente la pagina Wikipedia, sperando di starmi inquadrando per bene, devo stare così. Love Guru è un film del 2008 diretto da Marco Schnabel. La sceneggiatura è stata scritta da Mike Myers e Bruno Priani dal 16 settembre 2008 e distribuito in DVD e, porca troia, non l'avrei mai detto, Blu-ray. Trama: Maurice Pitka, abbandonato in India dinanzi ad un tempio, viene cresciuto dal guru Togamel Batok. Via via che ho letto questa roba, mi sono riaffiorati ricordi che non ricordavo di avere. Uno dei guru che abitava questa terra, assieme a Deepak Chopra, diventato adulto, torna nella sua terra di origine, gli Stati Uniti, ed intraprende la carriera di consulente di coppia. Ok. Pitka. Ritorna negli Stati Uniti e intraprende la carriera di consulente di coppia, diventando ben presto ricco e famoso. La sua fama giunge alle orecchie di Jane Bullard, proprietaria di una squadra di hockey, i Toronto Maple Leafs, che lo ingaggiano per migliorare il rendimento del suo miglior giocatore, Darren Roanoke, che ha lasciato la moglie Prudence. A parte, cioè, chiamare tua moglie Prudence, Madonna, che nome gli hai dato? Darren ha lasciato la moglie perché temeva che, se i Leafs non avessero vinto la Stanley Cup, Prudence lo avrebbe lasciato. Quindi ti lascio io per paura che te mi lasci dopo, va bene. Prudence ha iniziato a frequentare il portiere dei Los Angeles Kings, squadra che i Leafs dovranno affrontare in finale, Jacques Grandet. Pitka si serve del metodo del dramma, cos'è? Distrazione, regressione, aggiustamento, maturità e azione, ce l'aveva scritte sulle dita. Il guru dovrà rimettere insieme Darren e Prudence e, nel frattempo, fare in modo che Darren vinca la Stanley Cup tenendo anche testa a sua madre. Non vi leggo. Il personaggio assume un accento tipicamente abruzzese in alcune scene, va bene. Non vi leggo personaggi principali, ma c'è una parte che ci interessa sapere. C'è una cosa che ci interessa tantissimo sapere. Questo film ha vinto ai Razzie Awards del 2008 il premio come peggior film, peggiore attore protagonista e peggior sceneggiatura. I Razzie Awards, per quelli di voi che non lo sanno, è una competizione, che serve a decidere quali siano i film peggiori usciti in un anno. Magari mi apro la pagina e dopo mi guardo. C'è le edizioni, voglio vedere. Statistiche, vincitori, candidature? The Love Guru, va bene. Sì, ma. A parte. No, ma io voglio sapere. Cioè, ma non c'è tipo un anno? Non c'è tipo un anno? O è semplicemente a caso? Scusami, c'è la pagina. Scusate, no, mi sto incasinando. La versione inglese, ecco, versione inglese. Voglio vedere. Ah.
Ok, no, semplicemente sono tutti così, a caso, direttamente. Va bene, va bene. Comunque sia, ragazzi, Love Guru, Love Guru. Ha vinto tre premi ai Razzie Awards, che sono le competizioni per peggior film. E io ci ho fatto una recensione. Se viene fuori che io parlo bene di questo film, ho perso tutta la mia dignità. E insomma, questa recensione è stata fatta il... proprietà 29 giugno 2012. A quanto pare c'è una recensione che si è persa da qualche parte, ma va bene. Con coraggio, dura 14 minuti e 14. Ce la possiamo fare. Mettiamoci le cuffie e cominciamo. Vai. Buongiorno YouTuber, e Quanto bentornati ad una silenzio, nuova Gio? Quanto recensione, che questa silenzio? penso sia la quinta che faccio. La quinta, ma quale cazzo è la terza recensione? Quale cazzo è la terza recensione? C'è veramente un film che mi sono scordato di recensire. No, ragazzi, io ora mi sono davvero rotto le palle. No, scusatemi un attimo. Perché la volta scorsa. No, ora si fa così. Fatemi mettere l'hard disk esterno sperando di non fare macelli. Ok. No, ora voglio controllare, ragazzi. Ah, quanto è alto. No, non mi torna veramente, scusatemi, eh. Qua, dove stanno le recensioni? Qui. Fatemi vedere, perché non mi torna proprio. Ora chiudi la cosa di Mirrarma. Ratman, It the Love Guru. E sono anche ordinati. Sono anche in ordine. Quale recensione mi sono perso? Ah sì, la quarta perché c'è effettivamente Monster House, è vero, Monster House. No, ma ho detto la quinta. C'è una recensione da qualche parte che è andata perduta. Vabbè, da una parte meglio. Da una parte meglio soffriremo di meno. Togli expansion. Dio, Dio. Poi, così, così, così. Ok, perfetto, perfetto. Che bello, ragazzi, questo è il bello della diretta. Allora. Rimetti il riquadro. Boh, a quanto pare c'è un film che è andato perduto da qualche parte. Una recensione da qualche parte è andata perduta, ma non credo che sarà una grande perdita. Detto questo, vorrei pubblicizzare un canale Chi? che è quello di 15 Antonino 15, che 15 tra l'altro ho Antonino avuto 15. il piacere di conoscere di persona. Ah. E insomma, Scusatemi, esiste ancora quest'uomo? No. Fatemi togliere qui. Ma quest'uomo esiste ancora? Se esiste ancora, Vent in fase di editing, forse censura. Ma esiste ancora. Oddio. Oddio, esiste ancora. Oddio, questo canale esiste ancora. Ah, so chi è. So chi è. Va bene. 9 anni fa. 9 anni fa. Discussione, non esiste nulla. Playlist, non c'è. Va bene. Cos'è sta roba? Cosa sto guardando? No, ragazzi, il canale esiste ancora, però non so nei video che cosa ci sia. Non so cosa ci sia nei video. Quindi, boh, si fa che al momento io non lo taglio. Io non lo taglio sperando che questa persona non sia ancora iscritta al canale e sappia. Che io spero che questa persona non sia iscritta al mio canale e non sappia che sto parlando di questa persona. Che fo'. Vabbè, decide. Vieni in fase di editing. Decidi te se lasciare questa cosa nel video oppure no. E noi si continua. io non ho ancora guardato nessun video di lui, però mi ha detto di guardare appena mi rifunzionerà internet e andrò a guardare. Secondo me non li ho mai Ma visti. non perdiamoci in ciance e guardiamo e vediamo la recensione di oggi. Il film che voglio recensire oggi è The Love Guru. The Love Guru, come l'ho detto. Madonna, io possiedo il DVD di questa merda. Ciò che dovrebbe essere un film comico. Ok, già che la parte gente parla sotto, c'è scritto divertentissimo in basso. Cioè, divertentissimo è proprio per attirare gli italiani.
Divertentissimo, questo film ha vinto 3 premi alle candidature per peggior film, ma comunque sia. Comunque, già che ho iniziato dicendo quello che dovrebbe essere un film comico, allora forse mi fa pensare che non ne ho parlato così bene. Madonna, ma c'è gente sotto che si sta facendo i cazzi. Secondo me ho registrato questa recensione a finestra aperta. Qui, e c'era gente in giardino che si stava facendo i cazzi suoi, ma va bene. Se si sente qualcosa, non sono responsabile. Bene. Bene. Allora, cioè, per chi non Ma quanta gente si sta facendo i cazzi suoi in questo momento? sapesse, il guru Il guru è. Su che foglio è? persone sacre dell'induismo. Alcuni Sale! sacerdoti sono maestri religiosi, fra parentesi guru, e sono i ministri del tempio. Ci sono anche Sale. monaci e gli ascesi. Veramente, i Asceti. guru sono dei maestri religiosi induisti. Va bene. Allora, io vi Ok. riassumo brevemente la trama di questo film. Ok. Praticamente c'è un tizio, Guru Pitka, Gurupitka. che viene chiamato il guru dell'amore. Ok. E insomma, anche questa sarà molto improvvisata. Siccome tutte. Sì. Non so cosa sto Allora, dicendo. questo guru, Non ho per professionalità. andare da Oprah. Ora, io lo so che, a parte da bambino, manco sapevo chi cazzo fosse Oprah, perché ovviamente il film è pensato per un pubblico americano. Cioè, come se te in America fai un film dicendo questo personaggio vuole andare a incontrare Carlo Conti. Un americano sa una sega chi è Carlo Conti. Però, scusami, ora, io lo so che su Vento Divino siamo professionali, ma non troppo, e non siamo amici della troppa professionalità. Ma porca puttana, almeno sappi di che cosa stai parlando. Dato che lui è il secondo di Deepak Chopra o qualcosa sia. Secondo Deepak Chopra, chiunque sia. Deepak Chopra è un personaggio della cultura americana, ma vabbè. Per diventare il primo, deve andare da un giocatore di football, Di hockey. Darren Roenock, Ok, non football, ma. Ebbene, che io il film l'ho anche era visto. fidanzato con una donna che, ironia della sorte, l'ha lasciato e si è sposata con l'avversario, Quanto già stereotipo. grande, soprannominato Lamas. La mas. Io vi dico Lamas, secondo me, perché cosa sta. Vabbè, dai, nel film c'era palesemente doppi sensi, allusioni sessuali e battutine del cazzo, dai. Insomma, Non avrebbe vinto Guru come peggior Pitka, film. per diventare primo di Deepak Chopra, deve riunire questi due. Ma Roenock ha un po' di problemi e quindi Come me. decide di applicare il metodo drama, che poi vedremo successivamente cosa sia. Ok. 5 punti, ok, sono Numero cinque 5. punti. Le offese al coach. Offesa al coach, va bene. Secondo me la parte più bella del film, secondo me, sono le offese. Sto scoprendo il dondolio di questa sedia, ma ho comunque una paura di cadere all'indietro, ma va bene. Che Guru Pitka fa al coach della squadra dei Toronto Maple Leafs. Ma lo sto dicendo ridendo, sto dicendo sorridendo, ma vabbè. Le mie preferite sono queste qua. Ehi, soffia! Chi ha parlato? Figura! Tutto sbagliato! Come mi hai chiamato, coglionazzo? Tu la roba era più cognolo. Nome? Non fare il sussietoso con me! Sussietoso? Sussietoso? Questa è una parola gigante. Quello è un minchione! Sono Sussietoso? però. No, ragazzi, scusatemi un attimo. Cosa vuol dire sussietoso? Aspettate, non lo so proprio. Scusami, eh. Ah, la pagina Wikipedia la posso chiudere, ma. Sussietoso. Sussietoso, cosa vuol. Sussiegoso? Pieno di sussiego, sostenuto, altezzoso, riferito a persone e più spesso ai modi. Treccani, sussiegoso, non sussietoso. Ok. Ah, ok. Sussiegoso, incredibile. Ho scoperto parole. Ok. Oscar, ma dimmi un coglione, ok?
Frodo! Sei solo una stupida ragazza ricca! Sei nata a la papà per la vestita della sua cucina sarà solo! No, se sa tu del nome! Hai finito? No! Ora ho finito! È questo! Cioè, ma... stava traballando la videocamera, cioè io stavo ridendo a un nano che ruttava, scorreggiava e sputava una caccola dentro un secchio. Questo vi fa capire che cosa fosse peto di vino. Questo vi fa capire che cosa fosse peto di vino. Comunque voi non l'avete visto, cioè prima ha ruttato, poi ha scorreggiato e poi ha soffiato una caccola dentro un secchio. E io stavo traballando la videocamera tipo... mi si sente anche ridere. Sì. Un brano famoso di Tchaikovsky? Lo scherzo rosso. Esatto. Va bene. Numero 4. Battute stupide. Tipo metà di quelle ci sono state ora. Questo film è... ci sono tante battute stupide e alcune anche inutili. Come tutto il film. Alcune sono tipo quella all'inizio e... No, sto sbagliando. Qualche okay, altro c'è... Fai finire sto strazio, madonna, siamo a 4 minuti, manca 10 minuti. I nomi degli altri guru, per esempio, eccetera, eccetera. Ok. Io ti dico che io ho un genetico, Fatmo, dipende da me, Fede. Utilizzare come quando metti il polista sul tavolo e poi qualcuno dice sono le robe a un pene, sono le più piccole. Sono il padre Woods, è l'ho uno che ha fatto conoscere questo sport a un nuovo pubblico. Un campione modello, a campione delle modelle. Roanoke poi okay. Ha scoperto che sua moglie Prudence frequentava la leggenda dei Los Angeles Kings, il portiere franco-canadese Jack Lamaz. Vabbè, Jacques Lecoq Grandet. Dai, mazza, coq, palesissima allusione sessuale, dai. Poi ovviamente la moglie di Roanoke... stereotipatona, bellona, tettona, ovviamente, va bene. Io questi film li guardavo alle elementari. No, alle medie. Io alle medie guardavo sti film. Vabbè, ragazzi, io alle elementari guardavo... aspetta. Dude, Where is My Car? Il titolo italiano è... Fatti, strafatti e strafiche. Ragazzi, io guardavo Fatti, strafatti e strafiche all'elementare. Già all'elementare io dicevo spogliarellista transessuale perché capivo transessuale invece che transessuale. Ma io non capisco perché questa donna prende un ghiacciolo grosso così, se lo infila tutto in gola e poi tira fuori lo stecchino. Dov'è la parte che dovrebbe far ridere? Ero ancora troppo ingenuo. Il soprannome è la Mats per motivi che non possono essere studiati in questo programma. Infatti. Questa intervista finisce qui. Allora Roanoke ha cominciato a scherebolarsi. Ok. Numero 3. Straccio tanfo. Oh no, oddio, mi sono ricordato che cos'è lo straccio tanfo. Avevo rimosso questa cosa! Più continuo questa recensione, più capisco perché questo film abbia vinto 3 premi come peggior film. E questa roba mi faceva anche ridere da bambino. Vedete, questa tecnica del dramma di Guru Pitka... Anche è una ridere. Tecnica di autocontrollo, tipo ridere. Il karma. Ok. Il karma. Sì, vabbè. Insomma, poi potete anche andare a guardare, eccetera. Cioè, non ve lo insomma, dico se il karma, andate a vedere. La prima lettera di drama, la D, sta per distrazione. Ok. E ovviamente Roanoke deve imparare la distrazione di drama. Ma non so di parlare. Modo da distrarre gli avversari, eccetera. Ma non so parlare. Insomma, questa scena di film... Ah. Rappresenta questo punto del film. Ok, straccio tanto. Che cazzo fa? India. Madonna, che schifo. Che schifo. Allora, praticamente vi sto spiegando per voi che non potete vedere. Questo è il vecchio maestro di Guru Pitka che sta insegnando la distrazione. Intanto si è girato e sta pisciando dentro un vaso mentre spiega. Sei il piccolo Shakespeare e Einstein, stessero parlando del senso della vita,
e fuori due elefanti cominciassero a scopare, persino loro correrebbero la finestra e prestarne la massima fissazione. Ok. Ora noi giocheremo a un tipo di accapparello che si chiama Scacciatampo. Avanti, Sanjay! Vado avanti. Poi per fortuna non state vedendo. Insomma, regole del gioco dello Scacciatampo. Questo... Il vecchio maestro Grubit ha pisciato dentro un vaso e con dei mocio vileda si devono colpire in faccia con questo mocio vileda inzuppato nel piscio del vecchio. A me da bambino faceva ridere. E anche una scorreggia a caso, va bene, anche una scorreggia a caso, perché fanno sempre ridere le scorregge. Dimmi a cosa non stai pensando. Non sto pensando alla mia cintura di castità. Questa è distruzione. Madonna, aveva anche la cintura di castità, è vero. Sono riuscito a distrarmi. Guru! La buona distrazione ci libera dal dolore emotivo. La cattiva distrazione ti riempie la bocca di pista. Va bene. Madonna, questa roba doveva far ridere. Questa roba doveva far ridere, ragazzi. Io ridevo guardando questo film da bambino. Drama. Spiegalo. Cioè, scusami, un minimo intelligenza. Avrebbe avuto più senso. No, non mi stanno arrivando le cose in faccia. Ok. Cioè, scusami, ma un minimo di professionalità. Cioè, prima spiega che cos'è il drama. E poi quando lo spettatore che guarda la recensione sa cos'è il drama, spiega dopo che cos'è Stracciotanfo, ma va bene. Allora, drama, come ho detto prima... Chissà com'è Stracciotanfo in inglese. È una tecnica di autocontrollo, si può, il karma, come sì. Avevo già detto prima. E Guru Pitka lo spiega proprio bene il punto del drama. Io lo fa spiegare a lui. E appunto è questo, e dato che io non riesco a spiegarvelo come fa lui, ho deciso di farvi guardare i pezzi dei film. Ok. Parliamo di Zack Grande, non voglio parlare di lui. Senti inadeguato perché lui è bravo a condurre l'amante allo zen con lo zampone depositato. Cock dietro, c'è scritto cock sicuramente, ma... Cioè, questo film è tutto allusioni sessuali, ma vabbè. E quanto sarà di bravura? Pertanto è in grado di dire a Prudence, liberi emozioni calde con amore reale e onesto. Blow me! Sì. Credo che tu ti fermi qui. Riguarda l'acronimo, così è più facile da ricordare. Leccalo. Prova con me. Leccalo. Ho detto fermati. Certo, tu sei stupido di questo. Anche per un verso sarà piena fin qui di grande. Una basta. Frat. Il terzo occhio, è vero. È un'arte marziale indiana chiamata con Tai Chi del Neger. Con Tai Chi del Neger? YouTube staff ha detto Neger. Ho detto Neger, non ho detto la N-word. Ragazzi, qui va a finire molto male. Ma sono sicuro che in inglese dice proprio la N-word. Sono sicuro. Il tuo terzo occhio. E se proprio può cagire il pollice, posso farti cagare sotto. Cosa vuoi che faccia? Quello che occorre è che tu sei meglio metodo drama. Nell'ordine di distrazione del tuo dolore emotivo, regressione fino alla tua infanzia, aggiustamento del tuo livello di spiga, maturazione e poi passare all'azione. Se tu seguirai il mio metodo, non solo vincerai la spalletta, ma ti riprenderai Prudence. E altro serve. Dipende da cosa. No, e nel ricopri i pannoloni dipende. Potrai aver girato il pollice. Fatti un controllo mutanda. Non perdere tempo. Drama! Cioè c'è ora la scena dello straccio numero tanto, uno. Ma va bene. Numero uno. A parte c'è, cioè, questa scena avrei potuto tagliare un minuto e mezzo, anche due minuti buoni, ma vabbè. Quel fottuto finale. No, come finiva a merda il film. Se mi sono incazzato così, come doveva finire a merda questo film? Ho un vago ricordo. È la cosa di film che è proprio la peggiore. Davvero. Voi del finale non avete idea di che cosa si tratti. Ok, ma veramente alla fine Rono che dice la Stanley Cup, si riprende Prudence, eccetera, 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 eccetera. Sì.
Guru Pitka va in India e incontra il protagonista e quindi impara ad amare se stesso e il maestro può rimuovergli la cintura di castità. Ora puoi rinunciare al tuo voto di castità. Passare la chiave? Non c'è nessuna chiave. Non c'è mai stata. C'è un automatico dietro. Sì, YouTubers, l'avete sentito. Vabbè. Non c'è mai stata una chiave, eppure c'era l'automatico dietro. E se l'è tenuto da quando aveva 12 anni. E se pensate che questo non sia ancora abbastanza, le No, deve... è ancora peggio. disgrazie non arrivano mai da No, deve arrivare sole. il peggio. Non è ancora il peggio? Cosa vuoi fare adesso? Indosso questa cintura Ah, da quando sì. avevo 12 anni. Secondo te cosa voglio fare adesso? Avanti. Vediamo Oh quanti. no, mi ricordo. Vi lascio 10 secondi per votare. Secondi per votare. Io mi ricordo cosa succede dopo, ragazzi. Non ve lo dico, è una puttanata colossale. Ok, adesso vediamo un po' quanti di voi hanno detto questo. Ma perché adesso il film è in inglese con i sottotitoli in italiano? Perché? Ah, perché era una scena eliminata. Perché questo non era il finale vero. Madonna, ragazzi, meno male che sto censurando. E sto zoomando. Cioè, questo era il finale alternativo, ragazzi. Allora, quello che avete visto voi adesso, di loro due che vanno a letto e fanno all'amore, che fanno all'amore, non è il vero finale del film. E purtroppo il finale non è quello. Lo speravo anch'io. Tenetevi pronti per il finale più stupido che abbiate mai visto. Perché audio doppio? Perché do doppio audio? Ah, ecco perché. Copyright, copyright pazzo. Copyright pazzo, finisce male. Veto divino, stacca, stacca, troppo copyright per noi. Io spero che censurare abbastanza mi salvi. Per modificare abbastanza l'audio mi salvi, ma comunque sì, il finale è... Indosso una cintura di castità da quando ho 12 anni. Ora voglio cantare. Ora vi si avvisa che Cioè, è diventato un film Disney. questo film è orrendo. Vabbè, doveva Non ce arrivare la alla me fine l'aspettavo per capirlo. proprio. È vero, c'è l'effetto sorpresa. Ma così almeno trovare un altro finale, scusatemi. Secondo me i film hanno fatto l'intenzione di fare un film brutto. Scena clou? Qual è la scena clou o no? Ah, il finale è la scena clou. Indosso questa cintura da quando avevo 12 anni. Secondo te cosa voglio fare adesso? Madonna, che film di merda. Voglio cantare! Va bene. Quindi, questo era The Love Guru. Meno E male. Meno male è finita. insomma, come film, eccetto ciò che ho detto, è bellino e io ve lo consiglio. Eccetto ciò che ho detto è bellino e ve lo consiglio. Ragazzi, non ascoltate questo coglione. Questo film. Detto questo, ci vediamo alla prossima recensione. Meno male. Meno male è finito. Madonna. Sono morto dentro. Sono morto dentro. E sto avendo la luce riflessa dal basso. C'ho della luce riflessa dal basso, mi sta accecando, ma. Ragazzi, fatevi un favore, cioè io credo che non serva a questo punto che me lo venga a dire, ma questo film è una merda, non guardate. Riguardando questa recensione ho ricordato cose che speravo di non ricordare nella mia vita, quindi che bello, che bello.
E adesso guardo se ho tempo per fare anche una terza reaction. Vedremo, vedremo, perché sono le 6:20. Sono le 6:20, non so se potrei avere tempo per una terza reaction. Nel dubbio vi faccio sapere. Quindi, oddio, vabbè, tanto voi lo vedrete comunque fra una settimana. Quindi, questo era un film del cazzo. Ci vediamo.